Ragazze, allora in questo video voglio farvi vedere finalmente gli autoregali che mi sono fatta per il compleanno. Perché diciamo che per Natale abbiamo più pensato ad Aurora che a noi, fondamentalmente, tranne vabbè, io e Samuele che ci siamo fatti il regalo e i miei genitori che ci hanno fatto il regalo. Però ecco. Tranne queste piccole cose, cioè non abbiamo voluto fare niente di che a nessuno, abbiamo solo voluto fare dei piccoli pensierini e abbiamo pensato maggiormente ad Aurora. Per il compleanno mio, invece, che è stato il 2 di gennaio, quindi molto vicino a Natale, ho ricevuto una borsa e una maglia da mia madre e mio padre, una pashmina da parte dei nostri amici. E una trousse piccolina delle Deborine di Deborah, appunto, da parte di una mia amica collega. E niente, tutto qua. Cosa ho fatto io? Non avendo ricevuto il regalo da parte di Samuele che gliel'avevo chiesto, ma in quel periodo diciamo che non era una situazione idilliaca, allora ho deciso di farmelo per conto mio, di farmi un autoregalo. Ero partita con il farmi un autoregalo che stavo corteggiando da un po' di tempo, poi alla fine gli autoregali sono diventati tre. Allora, parto subito con il farvi vedere gli autoregali, diciamo quelli un po' più scontati, tra virgolette, che vi avevo preannunciato già nel blog. Sto parlando di loro, sì. Allora, sono decisamente uscita fuori di capoccia perché un giorno che ero praticamente ad Arezzo per fare un corso, ho deciso di andare a vedere questa benedetta Naked 3 che tutti quanti osannavano e che mi attirava soprattutto perché ha dei colori rosati con un sottotono rosa che a me piacciono da impazzire, sono quelli che mi stanno meglio e soprattutto mi piacciono. Poi cosa ho fatto? Una volta che l'ho vista ho detto no, vabbè, la compro. Mi sono fatta poi far vedere la Naked 1 e la Naked 2. Cosa è successo? Che io ero partita con l'intenzione di comprare la Naked 2 perché avevo già la Nude on Nude, che sarebbe questa con questi colori qui, molto simile alla Naked 1. Cosa è successo però? Che una volta che ho visto la Naked 1 e ho visto la tipologia di ombretti che aveva all'interno e la Naked 2 molto più chiari e soprattutto più freddi, ho deciso di fare questa pazzia e di acquistare la Naked 1. E vi posso garantire che messe a paragone, adesso che le ho entrambe, non c'è assolutamente, cioè, partita. Questa, allora, la Nude on Nude di NYX è buona come palette, completa, ha degli ombretti, comunque una gamma di ombretti molto ampia. L'unico problema è che sono poco scriventi rispetto alla Naked 1. La Naked 1 è scriventissima, è purtroppo polverosa, però non è quello il problema. Cioè, diciamo che la garanzia della Naked si riscontra veramente perché, cioè, io non ho mai trovato una palette che potesse avere degli ombretti così scriventi, ma soprattutto così versatili. Io la sto utilizzando da un bel po' di tempo, insomma, la sto utilizzando in questi ultimi giorni e vi assicuro che mi sta piacendo tantissimo. Allora, questa è praticamente con il Primer Potion. Quest'altra invece ha all'interno un campioncino di Primer Potion differenti, perché ha quello classico, l'Eden, il Sin e l'Anti-Aging. Ancora non li ho utilizzati, però, vi devo dire la verità, perché voglio finire prima le basi che ho della Kiko, della Clio for Pupa e della Essence. Dopodiché, una volta finite le basi, deciderò di iniziare a utilizzare il Primer Potion. Ora vi faccio vedere le due palette. Allora, la Naked 1, ovviamente, penso che ne avrete le scatole piene. Ne avrete le scatole piene, è questa qui, si presenta in vellutino, non vi faccio vedere niente di nuovo.
E questa è la palette all'interno. Questi sono i colori e vabbè, comunque la conoscete benissimo. Sono dei colori molto 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 versatili, molto molto scriventi. E vi devo dire la verità, cioè, già li amo, già li amo. E questa è la Naked 1. Intanto Aurora cerca di uccidersi in mezzo ai fili. Ora passiamo alla Naked 3. Allora, la Naked 3 io da quando l'ho vista già nel packaging mi è piaciuta tantissimo, cioè è un packaging fantastico in latta, non in vellutino, e i colori sono questi. Allora, io li sto adorando, veramente adorando, mi piacciono tutti, non ce n'è uno che non mi piace purtroppo, perché questa è una pecca, nel senso che io vorrei tenermela buona buona questa palette, ma non ci riesco perché è veramente versatilissima, ha dei colori fantastici, non si può non utilizzarla, veramente. Io penso una cosa. Allora, questa palette fondamentalmente è una palette che alle chiare sta divinamente, però io penso che anche alle scure, alle more, ad esempio come me, che si abbronzano facilmente d'estate, questa palette secondo me è ottima perché riesce a dare una lucentezza naturale all'incarnato. E soprattutto i colori rosati non sono chiari come pensavo io all'inizio, sono dei colori, cioè, versatilissimi. Cioè, questo ultimo colore, che è questo viola, è fantastico, veramente fantastico. Io lo sto adorando, come sto adorando anche questo qui. Cioè, sono dei colori che, pur essendo chiari, pur essendo rosati, danno. Si vedono, danno luminosità, danno un senso di sano, non so come spiegarvelo. E comunque possono essere benissimo matchati insieme a quelli della Naked. Quindi veramente, io penso di aver fatto non un ottimo acquisto, di più uno splendido, splendido acquisto. E quindi, benvenute in casa Naked 1 e Naked 3. Poi ovviamente, essendo la Sephora di Arezzo, ho voluto acquistare anche altri due cosine di Sephora, che sono una l'acqua micellare e uno il bifasico, lo struccante bifasico. Allora, all'inizio ero tentata di prendere la confezione quella piccina, però mi sono accorta che non ne valeva la pena a livello di prezzo. Di conseguenza ho voluto prendere la misura intermedia. Vengono 7 euro l'uno, non vengono poco, però cioè, da quello che ho sentito dire la qualità comunque è buona, quindi 7 euro non è neanche così tanto eccessivo. Ho visto lo struccante di Clinique, ma cioè, non si poteva fare. È uno struccante che purtroppo per le mie tasche costa un po' tanto. Cioè, una botta di, come dire, di vita ogni tanto ci sta, ma senza esagerare, cioè già ho speso 90 euro per le due palette, non mi andava di metterci sopra altri soldi e quindi ho voluto prendere questi due. Ancora non li ho utilizzati, non li ho neanche scartati, hanno ancora qui c'è il cellofan, insomma, come si chiama, l'adesivo. Hanno ancora l'adesivo, quindi una volta che li proverò, vi farò sapere cosa ne penso. Voi intanto, se l'avete provati, mi rispondete con un commentino qui sotto, mi dite come sono, che almeno già ho un'idea. Poi, acquisto che non mi aspettavo di fare, perché fondamentalmente io non spendo mai così tanto per un accessorio, però mi sono innamorata di questa borsa all'istante. Appena l'ho vista una mia collega, e purtroppo quando io mi innamoro di una cosa all'istante è perché mi piace tanto. Io di solito quando vado nei negozi, se vedo una cosa e mi piace subito, bene, altrimenti posso pure girare tutto il negozio, ma Aurora, mi crolli. Posso pure girare tutto il negozio, ma se non trovo niente vuol dire che non mi ha colpito niente, quindi fortunatamente ho questo dono, tra virgolette, di. Ho questo dono, tra virgolette, di.
di essere un po' accurata, insomma, nell'acquisto. Comunque, questa borsa mi ha fatto veramente uscire fuori di testa, tant'è che pur avendo il negozio che le vendeva nel paese accanto, ho deciso di acquistarla nel negozio di una mia amica, Ilenia, che non so se vedrà mai questo video, ma ti sto facendo un po' di, come dire, di pubblicità a gratis, come si dice, che ha un negozio a Chianciano di pelletteria, e ho deciso di acquistarla da lei anche perché preferivo dare, diciamo, i soldi a lei piuttosto che a qualcun altro che perlomeno la conosco, e vi sto parlando di lei. Non è fantastica, è bellissima. Sto parlando di lei, l'Amélie di Liu Jo. Allora, la sto già utilizzando, cioè non si può. Aurora, mi crolli, non si può non utilizzare questa borsa. Ma come si fa a non utilizzarla? È una borsa fantastica. Comunque, sto diventando scema. Allora, l'ho presa in beige perché penso che sia un colore facilmente abbinabile sia d'estate che d'inverno. Ha lo specchiettino, i manici rigidi, le chiusure e gli anelli, i dettagli in oro. Mi piace veramente tanto. Ha anche la tracolla, però preferisco portarla così perché o la porto a braccio così oppure così e mi rimane più comoda. È capientissima, cioè qui dentro c'è il mondo già, però c'è ancora tanto tanto spazio. E niente, questa è stata veramente un salasso perché costa 139 euro. E quindi diciamo che Samuele ancora me lo dice: ma hai speso 139 euro per una borsa, renditi conto? Ho detto sì, ma tu ti rendi conto per quale borsa? Cioè, ditemi voi se non ho fatto bene, perché cioè, è veramente, veramente, veramente fantastica questa borsa, fantastica, a me piace da matti. Ma si può essere innamorati di una borsa? Ragazzi, mi si era bloccata la fotocamera, ho 30 secondi per salutarvi, quindi un bacio, ci vediamo al prossimo video, ciao!